Quanto è strana la carriera da allenatore? Quanto è strana? Questo lo chiediamo a Carletto Ancelotti, l'uomo che è riuscito a colonizzare da solo il mondo del calcio che conta. Francia, Germania, Italia e Inghilterra. Quanti ci sono riusciti? Ve lo dico io. Ivic, Appel, Trapattoni, José Mourinho. Questi altri quattro, oltre Carlo Ancelotti, hanno vinto 4 scudetti in 4 campionati dei 5 top d'Europa. Ma Ancelotti c'ha quel qualcosa in più. Ancelotti dà quel qualcosa in più. Ancelotti, ragazzi, non solo ha vinto 4 campionati, ma ha vinto anche la decima del Real Madrid, quella decima che nessuno riusciva a vincere. E poi da lì il Real si è sbloccato e ha cominciato a vincere come null'altro al mondo. 29 aprile del 2017, il Bayern Monaco batte il Wolfsburg e gliene fa 3. Alza al cielo quel famoso piatto che significa Bundesliga. È quello il momento in cui Ancelotti vince la quarta competizione diversa: Serie A, Ligue 1, Premier League, Bundesliga. Qualche mese dopo gli viene dato il ben servito, complice alcuni risultati che non vanno. Ancelotti viene ufficialmente esonerato dal ruolo di allenatore del Bayern Monaco. E non è la prima volta, non pensiate sia la prima volta. Nel 2000 fu la Juve a cacciarlo, nel 2011 il Chelsea, nel 2015 il Real Madrid e poi il Bayern Monaco. Qualcuno però lo accusa malamente. È troppo amico, amicone, amico della stampa, amico dei giocatori, non si fa rispettare. Parola a voi, a me non sembra. E ci pensa la UEFA a dargli il posto che merita, facendo una classifica che mette al primo posto assoluto noi italiani e i mister italiani. Pensate infatti che l'allenatore più vincente in Europa è lui, Carlo Ancelotti, ne ha 7. Subito dopo dietro di lui Trapattoni con 6. Trapattoni che non è da sottovalutare, che vinse in Italia, Portogallo, Germania ed Austria, cambiando per sempre la storia della Juventus e vincendo in 10 anni tutto quello che potevano vincere. Ma torniamo a noi, torniamo a Carlo Ancelotti. Chi non ha letto il libro di Ancelotti in cui parla del suo albero di Natale, del suo iniziale 4-4-2, diventato poi 4-3-3 e infine 4-3-2-1? 4-3-2-1, l'albero di Natale. Un Ancelotti che così vinse tutto con il Milan, ve lo ricorderete? Un Ancelotti che dopo essere stato cazziato dai molti tifosi della Juventus si è ricostruito al Milan, al Chelsea, al Real Madrid, al Bayern Monaco, dovunque si è ricostruito. Ed è un Carlo Ancelotti che a un certo punto ha detto: senti Juventus, adesso voglio tornare in Italia e provare a vincere con il Napoli, lì dove nessuno ci riesce dai tempi di Diego Armando Maradona. Un Ancelotti molto spesso accusato di: beh, ma tu vai dove vinci tranquillamente, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Real Madrid, lì è facile vincere. Un Ancelotti che poi si è messo in gioco, che ha detto: bene, adesso si comincia dal basso, adesso si prova a vincere uno scudetto che rimarrebbe nella storia, perché può andare come può andare e andrà come deve andare, perché probabilmente questo scudetto quest'anno lo vincerà ancora una volta la Juventus, forte, la più forte del campionato e super favorita, però con un Carlo Ancelotti che non arretrerà di un millimetro di fronte a nessuno, a nessuno. Prima di chiudere il video, regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.